Buonasera e bentornati a T-Sport da parte di Fabio Ferri. Torniamo anche oggi a parlare dello sport fiorentino e toscano ed oggi in apertura una notizia che certo non può far piacere agli amanti della palla a spicchi, perché si parla della situazione di difficoltà di una delle grandi del campionato italiano della Serie A di basket. Si tratta della Mensana Siena, una situazione difficile legata anche in gran parte a quella della città del Monte dei Paschi di Siena. E allora oggi la notizia della perquisizione della Guardia di Finanza in corso dalla mattinata di oggi, appunto, nella sede della Mensana Basket a Siena, ma anche in alcuni uffici e abitazioni. Quanto si apprende dalle fonti vicine all'inchiesta denominata Time Out, partita nel dicembre 2012 per attività di frode fiscale finalizzata al pagamento in nero di emolumenti su conti esteri a noti campioni della società sportiva. L'inchiesta è coordinata dal PM Antonio Nastasi. Come ovviamente saprete, alla fine del 2013 alla Mensana Basket è stato certificato un processo verbale di contestazione di presunte evasioni per un ammontare complessivo di circa 23 milioni di euro. Dal 21 febbraio 2014 la società senese è in liquidazione su decisione del CDA, che non approvò il bilancio relativo all'esercizio di giugno 2013. Quindi questa la notizia che riguarda la Mensana, non certo, come detto, una notizia lieta per gli amanti del basket e per una squadra che è stata il faro del movimento cestistico italiano, non solo all'interno dei nostri confini nazionali e non solo all'interno di quelli regionali, ma anche in ambito europeo. Dunque sicuramente una notizia che non fa piacere. Spostiamoci adesso al calcio, perché c'è da parlare di Serie D. Infatti, con la pausa pasquale, che quindi vedrà fermarsi il campionato di domenica, la Serie D anticipa e gioca domani in orario classico delle 15. Tante partite interessanti per le squadre della nostra regione, sia nel girone E vinto dalla Pistoiese, sia nel girone D, dove invece persiste il duello tra Correggese e Lucchese. Pensate, Correggese e Lucchese che al momento sono prime a pari merito con 75 punti ciascuna. Adesso però andiamo a vedere il servizio e capiamo quali sono gli stati di umore nelle varie squadre della nostra regione. Serie D al termine, tre giornate e poi la massima serie del calcio dilettanti darà i suoi primi verdetti in attesa dei play-off, play-out e pool scudetto. Intanto, complice la Pasqua, i giocatori della D torneranno in campo domani e non domenica, con stati d'umore diversi. Saranno rilassati i ragazzi della Pistoiese che dopo il pareggio di domenica contro la Pianese hanno riportato il colore arancio in Lega Pro. Una promozione con i baffi nella vecchia Serie C, una promozione marcata con il simbolo di Massimo Morgia, i baffi di un personaggio di grande spessore umano, allenatore di altra categoria, che a Pistoia vuole iniziare un progetto per il futuro e che per dare vita al nuovo corso nel calcio professionista può fare affidamento sull'entusiasmo di una piazza tornata a sognare per merito di una squadra quasi imbattibile. 74 punti, 22 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, con il miglior attacco del campionato per distacco, guidato da un Bigoni da 23 centri su 73 totali. Discorso diverso per l'Arezzo, la Pianese e lo Scandicci. Gli Amaranto faranno visita al Gualdo Casa Castalda e proveranno a soffiare il secondo posto ad un Foligno in vantaggio di 3 punti in classifica sugli aretini, ma impegnato contro un'altra toscana, l'Olimpia Collegiana, che al ritorno in Serie D sta concludendo un'ottima annata a ridosso della zona playoff. Anche la Pianese vorrà consolidare il quarto posto in classifica sul campo dell'ultima Anarnese, mentre lo Scandicci avrà l'obbligo di vincere il derby fiorentino contro il Fiesole Caldine. Al Turri di Scandicci l'incrocio sarà di quelli fraticidi, con tanti ex in campo, come Daniel Coucou, miglior marcatore azzurro con 11 reti, e sugli spalti, dove si siederà verosimilmente il direttore generale scandiccese Nicola Del Grosso, ex DS del Fiesole. Duello fraticida senza sconti, perché lo Scandicci non può permettersi di andare a meno 10 punti dal Foligno e quindi di essere stromessa dai playoff, e perché il Fiesole Caldine non può permettersi di andare a meno 10 dalla Voluntas Spoleto e quindi retrocedere senza neanche passare per i playout.
In aiuto della formazione di Mister Carobbi potrebbe però intervenire il Sansepolcro, che si gode il primo posto nella classifica dei giovani di valore davanti allo Scandicci, ma non può dirsi ancora in salvo dalla zona play-out e che se la vedrà proprio contro la formazione di Spoleto. Le toscane del girone E dunque pronte per la battaglia e discorso analogo per quelle del girone D. La Lucchese, agganciata in testa alla classifica alla Correggese, ora vuole fare suo il primato in solitaria. Per farlo sarà fondamentale vincere il derby in casa della Massese, che però da terza in classifica non può permettersi di perdere, soprattutto sempre considerando la forbice dei play-off. Con un divario di 10 punti tra la seconda e la terza, infatti, la squadra classificata al secondo posto accederebbe direttamente al secondo turno di play-off, lasciando alla terza, dunque alla Massese, il compito di giocare una gara in più nella post-season, con un conseguente dispendio di energie. Derby dunque importante per bianconeri e rossoneri, con la Lucchese che potrebbe arrivarsi a giocare la vittoria finale anche nell'ultima giornata nel confronto diretto di Correggio. Incroci particolari per le toscane, ma se Lucca si affrontano in un derby tra nobili decadute, mentre Forcoli e Fortis Juventus si affronteranno in un'altra sfida toscana con significati diversi. Il Forcoli è a caccia della salvezza e per ottenerla deve continuare il buon periodo casalingo, costruito con gli 8 punti nelle ultime 4 gare interne. La Fortis Juventus, ormai lontana dai play-off, può invece nobilitare il suo campionato con un finale che la porti oltre quota 58 punti. I biancoverdi sono a quota 56 e superando i 58 stabilirebbero il record ogni epoca di punti realizzati in una stagione di Serie D. Tante squadre, tanti incroci, tanti motivi per vivere al massimo le ultime 3 giornate di questa pazza, pazza Serie D. E ovviamente seguiremo da vicino anche noi il cammino di questi campionati dilettantistici, non solo la Serie D, che stanno arrivando al termine, infatti soprattutto per le categorie dall'eccellenza fino alla terza siamo già in tempo di playoff e playout, mancano invece come detto nel servizio 3 giornate alla fine del campionato di Serie D. Parliamo però non solo di calcio dilettanti e ovviamente torneremo sul calcio dilettanti domani con una puntata speciale, veramente speciale di Zona Gol in cui parleremo un po' di tutta la stagione dilettantistica, ma adesso è anche il momento giusto per parlare di basket. Perché? Perché nella DNA Silver continua il cammino difficile ma non impossibile verso la salvezza dell'Enegan Firenze. Vediamo riportata in grafica la parte finale della classifica, purtroppo per Firenze 14esima posizione, ultima posizione del campionato, penultima posizione del campionato per Firenze, che rischia di retrocedere ma potrebbe salvarsi agganciando Torrevento Basket Norbarese nell'ultima giornata di campionato che si disputerà il 27 aprile, che vedrà il Mandela Forum accogliere Chieti, con l'Enegan a Firenze che dovrà a tutti i costi vincere e sperare in una sconfitta di Torrevento a Treviglio. Treviglio è seconda in classifica, dunque con tutto l'interesse di mantenere quella posizione per avvantaggiarsi poi del fattore campo nei playoff, mentre l'Enegan deve a tutti i costi vincere con Chieti, che nutre ancora alcune residue speranze di agganciare i playoff battendo Roseto in questa corsa per la post season. Dicevamo appunto partita che si terrà il 27 aprile, vediamo il Mandela Forum anche nelle immagini di copertura, e Mandela Forum che sarà anche il palcoscenico di un amichevole che domani alle 17.30 giocherà la formazione fiorentina della pallacanestro, un derby con Livorno che ovviamente servirà a coach Kaya per capire lo stato di forma dei suoi ragazzi in vista della partita che poi si terrà tra 11 giorni e che sarà decisiva per la conquista della salvezza per l'Enegan Firenze. Ricordiamo inoltre che oggi si tiene anche l'All-Star Game di Mantova, l'All-Star Game per quanto riguarda appunto le categorie DNA e DNB e DNC, un All-Star Game che non vedrà partecipare Damir Rancic, come vi avevamo già detto in altre edizioni di T-Sport, Damir Rancic che appunto ha problemi alla schiena e che quindi l'Enegan Firenze ha preferito preservare per la partita decisiva per la salvezza con Chieti, e dunque non far partecipare il giocatore croato alla gara di tiro da 3 e come riserva alla gara dell'All-Star Game, gara per cui appunto Damir Rancic era stato convocato.
Ricordo inoltre, parlando di momenti cruciali della stagione sportiva, che oggi alle 20:30 è iniziato anche la prima gara, è iniziata la prima gara dei quarti di finale per quanto riguarda la Serie A2 di pallavolo femminile. Scandicci impegnata a Pavia in un duello quinta contro sesta che vedrà la gara di ritorno giocarsi sabato a Scandicci, doppio scontro decisivo per capire chi andrà in semifinale con il Bisonte San Casciano, che in virtù del secondo posto in campionato è già qualificata per le semifinali. Ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Coach Botti sono da rimandare a domani, quando vi daremo ovviamente un approfondimento completo su questi playoff della Serie A2 di pallavolo femminile. Diamo spazio però all'interno del nostro TG anche a una notizia che riguarda la pallanuoto, perché stanno iniziando i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A1 maschile, quelli per la femminile in realtà già iniziati con le semifinali, mentre appunto dicevamo per la maschile, appuntamento venerdì alla piscina Nannini con Firenze, che giocherà contro i campionissimi del Recco, gara di ritorno che invece si terrà mercoledì 23 a Campi Invertiti, ovviamente. Quindi Firenze che dovrà affrontare una delle squadre più forti di questa post-season. Firenze che appunto avranno un po' che difficoltà, ma che parte dalla gara in casa e dunque proverà sin da subito a costruire un vantaggio per continuare il cammino nella fase dei playoff. Ovviamente continua la tradizione dell'RN Florente all'interno dei campionati di pallanuoto. Firenze che si può fregiare di una grande storia e che proverà nel corso di questa edizione 2013-2014 del campionato a rinverdire successi andati. Dunque sicuramente un in bocca al lupo alla formazione fiorentina, che gioca, lo ripeto, domani sera alle 20:30, scusate, alla piscina Nannini, dove appunto si affronterà la RN Florentia contro il Recco. Con questo è veramente tutto per quanto riguarda la nostra informazione sportiva. L'appuntamento ovviamente è a domani. Vi ricordo anche l'appuntamento con Zona Gol, lo speciale dedicato appunto a tutto il mondo dei dilettanti, che andrà in onda domani e poi in replica nel corso di tutta la settimana. Arrivederci.